Io nell'80 sono stata sparata, anch'io. Io sono stata più fortunata di lei, sono riuscita a cavarmela con un braccio tutto storto, ma sono ancora. La morte che ti sfiora e nonostante tutto la forza di andare avanti. Suor Linda Mantovani, missionaria comboniana, è stata a lungo collaboratrice di Suor Maria De Coppi nel Mozambico lacerato dalla violenza. Ed è stata lei a tracciarne un ricordo commosso durante la messa in suffragio alla chiesa parrocchiale di Ramera. Fuori un cartello che dice tutto, santa subito, la sua comunità non ha dubbi. Io sinceramente, dopo che è morta, non sono capace di dire un'equa eterna. Normalmente quando muore qualcuno si dice il record eterno, no? Io invece gli dico gloria, perché sono sicura che da là ci guarda ognuno di noi con un amore infinito. Una cerimonia partecipata e commossa poco ore dopo i funerali in Mozambico. Suor Maria, trucidata dall'orrore del terrorismo dell'ISIS, riposerà per sempre in quella che era diventata da 59 anni la sua terra e che non aveva mai abbandonato pur correndo pericoli costanti. Una martire l'ha definita il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, lo stesso pensiero del vescovo di Vittorio Veneto. Un coraggio, una forza d'animo davvero straordinarie di fronte ai quali ti resti veramente sorpreso. In lei, mi veniva in mente, si è realizzato alla lettera, direi, quanto dice il prefazio dei martiri. Il sangue versato a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, il suo, come quello di tanti altri uomini e donne nella storia, questo sangue manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio.